non ho pregiudizi sul dossier Alitalia su Atlantia, però nessuno deve mettersi in testa che sulla questione delle revoche di autostrade il governo possa fare un passo indietro. Felice di stare lassù. Metteremo mai insieme il ponte Morandi e le concessioni autostradali con la questione invece relativa ad Alitalia. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. È un dossier talmente importante che tutto il governo è proteso verso una soluzione che vogliamo di mercato, quindi una soluzione che vogliamo industriale. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Credo che il Paese debba pretendere, dopo tanti rinvii, che finalmente ci sia un progetto serio. Ne hanno bisogno i tanti lavoratori e le tante lavoratrici, ne hanno bisogno i tanti italiani e non solo italiani che viaggiano, e ne ha bisogno l'economia del Paese. Le 8.05, buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti ad Omnibus. Questa mattina parleremo di alcuni dossier in mano al governo che devono essere chiusi, dossier importanti a partire dall'Alitalia. Ci siamo divertiti con questo video, pensate, del 1979 con una giovane Raffaella Carrà, ma parleremo anche di banche, ci sono questioni ugualmente aperte, Carige e anche Monte dei Paschi, e più in generale parleremo se è opportuno o no che lo Stato ritorni ad essere imprenditore. Una volta si diceva a vendere panettoni a fare caramelle, ma oggi potremmo dire a gestire le autostrade, le compagnie aeree e chissà che cos'altro. Vado subito a presentarvi i nostri ospiti. Antonio Di Vietri, presidente dell'ANPAC, Associazione Nazionale dei Professionisti dell'Aviazione, quindi riunisce i piloti e gli assistenti del volo. Buongiorno. Buongiorno. Alessandro Barbera, inviato della Stampa. Ciao. Buongiorno. Alessandro. Riccardo Realfonzi, economista dell'Università del Sannio, direttore di economiapolitica.it. Buongiorno. In collegamento da Genova abbiamo Gianfilippo Cuneo, presidente di Sinergo SGR. Buongiorno Cuneo. Allora Alessandro, partiamo subito dalle ultime notizie. Andiamo con il cartello numero uno che abbiamo preparato per rendere graficamente la situazione. Cosa succede lunedì? Praticamente le Ferrovie dello Stato dovrebbero comunicare al governo che esiste una cordata, spero di avere il cartello alle mie spalle, una cordata per il nuovo piano Alitalia che dovrebbe prevedere almeno Ferrovie Italiane al 35%, la compagnia americana Delta tra il 10 e il 15%, una quota del Ministero delle Finanze il 15%, e poi l'ultimo ingresso, ed è l'oggetto della discussione di stamattina, Atlantia col 30%. Atlantia, Alessandro, significa Benetton, ossia autostrade, ossia Ponte Morandi. Qual è il punto dirimente della questione Atlantia in Alitalia? Mi pare del tutto evidente che se si è aperta questa trattativa è perché i vertici del gruppo controllato dalla famiglia Benetton avrà certamente avuto rassicurazioni sul destino di quella famosa revoca, peraltro sulla quale, a essere onesti, io personalmente non ho mai creduto molto, se non altro perché, come dicono quasi tutti gli esperti della materia, se davvero il governo volesse andare in fondo su quella strada, probabilmente potrebbe trovarsi di fronte a una richiesta di risarcimento da parte di Autostrade per la mancata, diciamo, completamento della concessione attorno ai 20 miliardi di euro, insomma una manovra economica. Anche di più di una manovra. Più o meno, una buona manovra economica, più di un punto di PIL. Quindi è evidente che c'è una trattativa in corso per chiudere quella vicenda. Non è possibile revocare la concessione Benetton, sostanzialmente. È possibile, ma molto costoso. È tecnicamente possibile, sarebbe una violazione, diciamo, del diritto privato probabilmente gravissima e che probabilmente costerebbe le casse dello Stato miliardi e miliardi di euro. Naturalmente i 5 Stelle, come sempre fanno in queste vicende, tengono il punto, è accaduto con la TAP, lo stanno facendo ancora apparentemente con la TAV, eccetera. Alla fine probabilmente
in nome dell'interesse supremo del continuare a far volare gli aerei della nostra gloriosa compagnia di bandiera, probabilmente troverà una soluzione che permetterà ad Atlantia di entrare in quel capitale e allo stesso tempo di trovare e chiudere questa vicenda con i Benetton, che evidentemente la vicenda del Ponte Morandi è gravissima, intendiamoci, però obiettivamente ancora non sappiamo esattamente cosa è effettivamente accaduto in quel giorno e quali sono effettivamente le responsabilità del concedente. Ecco, passiamo dal punto di vista economico al punto di vista politico. Cioè abbiamo i 5 Stelle che da un lato con Toninelli dicono i Benetton non sono in grado di gestire Autostrade, però il lettore dice non sono in grado di gestire Autostrade, però sono in grado di gestire l'Italia? Ma infatti diciamo le affermazioni di principio, le parole pesano, come diceva un famoso regista. Chiaramente le due cose, come purtroppo è già accaduto, i 5 Stelle, diciamo, lo scarto fra le parole e i fatti si rivelerà molto importante. Atlantia è stata definita da Luigi Di Maio un'azienda decotta. Ora, lungi da me fare l'avvocato difensore di quel gruppo, ma Atlantia è l'azionista di maggioranza di una società che si chiama Aeroporti di Roma, che a sua volta gestisce uno scalo, quello di Fiumicino, che è oggi il migliore d'Europa. Ecco, definire decotta un'azienda del genere, peraltro quotata, una delle più importanti del listino italiano, è un'affermazione un po' forte, soprattutto se nel giro poi di pochi giorni si dice che non si ha nessun pregiudizio verso quella stessa società perché entri nel capitale della compagnia di bandiera. Allora, Di Vietri, parte dei dipendenti. Lei adesso parla a nome del... Il nome per conto. Il nome per conto dei dipendenti, l'abbiamo chiamata per questa. Allora, se si concretizzasse questo scenario, vale a dire Ferrovie, Delta, Ministero dell'Economia e Atlantia, voi siete contenti? Il tema è il piano industriale, è tutto lì. Ci sono esuberi? Ci sono esuberi nell'attuale piano industriale. Quanti? Troppi. Sono troppi. Li può quantificare? Non mi sembra opportuno parlarne al Però luglio. Avrete una stima? Troppi, sono troppi ed è un piano industriale che non funziona, non a caso ho aiuto io fra 600.000, credo. Qualcosina in più. Ho timore che il gruppo Atlantia questo piano industriale non lo possa validare. Infatti, non a caso, nel suo comunicato stampa, il gruppo Atlantia dice che vuole rivedere il piano perché così come è impostato non funziona e vuole rivedere il management, oltre che la compagine azionaria della nuova compagnia. Questo sì è qualcosa di importante perché Atlantia, ovvero Aeroporti di Roma, ha tutto l'interesse ad avere una Alitalia forte che produca, che porta i passeggeri e che faccia attivo. Quindi Atlantia la vediamo benissimo. L'accordo con Delta al momento rischia di essere avvelenato da contatti con Air France che già ci hanno fatto danni strutturali negli scorsi anni. Grazie. Gianfilippo Cuneo, lei non è uomo da schermi ma è uomo da azienda. Il grande pubblico forse non la conosce, però vorrei spendere alcune parole. Lei è stato a 23 anni il più giovane consulente mai assunto dalla McKinsey, che è una delle più grosse case di consulenza del mondo, e Giorgio Dell'Arti lo definisce il re della consulenza aziendale, l'uomo ombra dei principi del mercato. Senta Cuneo, ma lei quanti piani industriali di Alitalia ha visto nella sua carriera? Di seri ne ho visti solo uno, che era stato fatto quando c'era come amministratore delegato Cempella, ed io ero consulente dell'Alitalia. Già allora si vedeva la debolezza potenziale della società e questo piano non fu accettato dall'IRI e quindi si continuò vivacchiando per 20 anni, 25 anni. Tutti gli altri piani non sono stati mai piani seri, nemmeno da prendere in considerazione, perché non guardano in faccia la realtà, e la realtà è che all'Italia, nell'assetto attuale e nel contesto del mercato delle linee aeree così come si è sviluppato con i low cost, ha una posizione insostenibile e quindi non ci può essere un piano che rilancia l'Alitalia sulle basi di così come oggi. Quindi ci vuole un forte
ridimensionamento, riposizionamento, ci vogliono tante cose e quindi, e poi soprattutto bisogna avere una guida unitaria e forte per farle. Non mi sembra che ci abbiamo mai avuto le condizioni di questo tipo ed è per questo che tutti i piani sono falliti, ma sono falliti per 20 anni, quindi qualche ragionamento uno deve anche farlo sul fatto che non persone anche intelligenti come Colaninno non sono riusciti a farlo perché non è possibile, punto e basta. No, mi scusi, non è possibile, che significa? Non l'ho sentita, scusi. Non è possibile, che significa? Cioè non è possibile risanare la compagnia? No, non è possibile, nel contesto attuale, perché la maggior parte dell'Alitalia è basata su voli che sono concorrenziati da voli low cost. Ormai si va punto a punto un po' dappertutto in Europa e non è tecnicamente possibile fare la concorrenza ai low cost che hanno tutti i sistemi, modi di operare, stipendi, regole, insomma, specifiche che sono vincenti. Quindi è inutile mettersi a lottare contro i mulini a vento. Sul lungo raggio c'è una possibile sostenibilità, però è tutta una cosa da fare perché è veramente marginale il lungo raggio per l'Italia. Poi il lungo raggio, i concorrenti si chiamano British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, quindi sono dei concorrenti molto forti, ma una piccola quota si può rosicchiare con gli aerei giusti, con i prezzi giusti. E allora mi scusi, lei che cosa propone? Propongo la vendita dell'Alitalia dopo una cura dimagrante fortissima a Lufthansa. Professore. Vendita. Sì, perché è l'unica cosa che permette di evitare di spendere ulteriori soldi dei contribuenti dopo tutti quelli che sono stati spesi in questi anni. Ecco. Professore Alfonso, che ne pensa? Sono perplesso su queste ultime affermazioni. Comprendo le difficoltà che vengono messe in evidenza. È chiaro che la compagnia attualmente è tra due fuochi. Da un lato effettivamente la concorrenza delle low cost e dall'altro lato le difficoltà della concorrenza sulle lunghe tratte per la presenza di operatori molto più solidi e attrezzati, appunto come Lufthansa, come British Airways. È chiaro però che la resa, insomma, la messa in liquidazione, insomma, della società, lo smembramento, la riduzione, l'abbattimento del personale così drastico come alcuni pure sostengono che vada fatto, mi pare un'operazione insomma, che va avversata. Io credo che il tentativo che il governo fa in linea di principio è un tentativo valido, e cioè quello di provare a difendere, a sostenere, ma non a salvare, provare a risanare la società, a rilanciarla con un nuovo piano industriale. Effettivamente però il piano industriale di cui anche il Sole 24 Ore ha dato alcune anticipazioni sembra un po' fragile, sembra molto orientato agli interessi di Delta, sembra insomma molto discutibile. Infatti, come veniva detto prima, Atlantia ha immediatamente chiarito che può starci al gioco, anche perché evidentemente probabilmente ha altri interessi a dialogare con il governo sulla questione autostrade, però il piano è tutto da rivedere, tutto da ridiscutere. Ecco Alessandro, vorrei ricollegarmi alle parole di Gianfilippo Cuneo e chiedere a te una cosa e anche a Di Vietri. All'Italia di fatto, se il piano è questo, diventa semistatale, perché c'è dentro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e c'è Ferrovie, che formalmente è privata, ma insomma sappiamo quali sono i rapporti. Tutto questo viene fatto per evitare licenziamenti? Posso fare una notazione biografica? Io faccio giornalista da circa 20 anni. Ho cominciato a occuparmi dell'Italia quando di fatto ho iniziato a fare il giornalista. E
ormai almeno sono alla terza crisi che vedo di Alitalia, è come avete presente il giorno della marmotta, le cose che si ripetono continuamente allo stesso modo. La vicenda Alitalia e quello che sta accadendo è la dimostrazione del fatto che si continua a negare la realtà. Su questo ha totalmente ragione Cuneo. Il motivo per il quale, vengo alla tua domanda, c'è un azionista pubblico che torna nel capitale dell'Italia, perché l'Italia non è più in grado di stare sul mercato. E quindi è lo Stato che si fa carico per l'ennesima volta di tenere in vita una compagnia che non è in grado di competere. Non c'è l'interesse di Air France, l'interesse di Delta, sono tutte, diciamo, scusate se mi permetto, fesserie, nel senso che l'Italia non è in grado di stare sul mercato più, perché è troppo piccola per competere con i grandi vettori, troppo grande per competere con le low cost. O Alitalia diventa la sussidiaria di una grande compagnia straniera, Air France, Delta, Lufthansa, e accetta questo destino, come è accaduto a Swiss, che peraltro, che oggi è sussidiaria di Lufthansa ed è una compagnia che fa utili, oppure l'alternativa è continuare a fare i carri armati di cartapesta a spese del contribuente. Abbiamo speso 10 miliardi di euro, 10 miliardi di euro, ne faremo perdere se il piano non è un piano serio, ne faremo perdere altrettanti, invece che a degli arabi piuttosto che non a Colaninno o a chi per lui, li faremo perdere questa volta allo Stato, e li perderà Ferrovie dello Stato. Di Vietri. Beh, diciamo che l'Alitalia, un hub per funzionare, Fiumicino per funzionare, ha bisogno di 30 macchine di lungo raggio. Ma costano un sacco di soldi. Certo. Se qualcuno deve finanziare. Accidenti sì. Si parla di un miliardo, diciamo, di euro di aumento di capitale, non diciamo, ci compreranno mai 30 aerei. Ho capito, non può funzionare questo piano così com'è, non funziona. Con 30 macchine di lungo raggio funziona, la compagnia è in grado di fare attivo e di prosperare, altrimenti no. È tutto lì il discorso. Ma certamente. Cioè, noi lo diciamo però da il problema una vita. È che negli ultimi 15 anni non c'è stato un solo investitore che abbia fatto questa scelta. Lo sappiamo. Perché? Se non si... perché non è stata ma fatta? Ma perché la politica ha detto no ad Air France, no a Lufthansa. No, perché poi hanno trovato gli arabi che hanno messo un po' di soldi. Era impossibile sviluppare per gli accordi che c'erano stati con Air France. Quelli hanno tagliato. All'Italia è morta negli anni 90 quando è partita quella scellerata operazione di Malpensa 2000 senza chiudere Linate. Lì è iniziato il declino dell'Alitalia ed è stata una scelta politica. Dopodiché si è scelto colpevolmente di abbandonare, di marginalizzare il lungo raggio e di puntare sul medio raggio laddove le compagnie low cost erano ultraforti. Sì, diciamo che sono d'accordo, se non fosse che alla base di questo ragionamento corretto c'è una scelta politica sbagliata che lei in qualche modo avalla, cioè continuare a dire non bisogna essere, l'Alitalia deve essere una cosa a sé. L'Alitalia non può essere più una cosa a sé. L'errore alla base della vicenda di Malpensa, l'errore diciamo fatale per l'Italia, che fu portato della scelta di non scegliere fra Malpensa e Fiumicino, fu che c'era Cempella allora, si fece saltare l'accordo fra l'Italia e KLM. Allora KLM era una compagnia sul mercato, l'Italia se la voleva comprare. Fu KLM a darci i soldi per uscire. Proprio perché sapeva che era un disastro. Perché la politica si mise di mezzo e decise mica che non bisognava... i lavoratori di Alitalia, perché ovviamente. La politica si mise di mezzo e non scelse quale dovesse essere l'hub di riferimento. Finché l'Alitalia continua a essere una compagnia in cui si continua, per la quale si continuano a fare ragionamenti politici e non di mercato, continueremo a spendere soldi pubblici. Gianfilippo Cuneo, secondo lei Atlantia entra in Alitalia perché intravede un'opportunità... un affare? No, non scherziamo, è un'estorsione da parte del governo. No. Dice tu entra lì, no, mi risolvi questo problema, io ti darò un occhio di riguardo sul tema della concessione. Cioè è una mossa assolutamente difensiva, ma non difensiva per l'aeroporto di Fiumicino, è una mossa difensiva. Alla fine, anche se sono soldi buttati, sono relativamente pochi soldi rispetto a quello che c'ha Atlantia in gioco. Comunque basterebbe guardare le dichiarazioni dei vertici di Atlantia prima della faccenda del Ponte Morandi, in cui escludevano qualunque intervento perché non sarebbero riusciti a spiegarlo agli investitori, e adesso sappiamo tutti che viene fatto per poter avere un
un occhio di riguardo sul tema delle concessioni, che è comunque un tema difficile e che vale molti più soldi. Insomma. Quindi sostanzialmente si disse ai tempi dei capitani coraggiosi che agivano con la pistola alla tempia, disse Bersani, questa volta è il contrario. Sì, questo è un chiaro aiuto di Stato con estorsione. Cioè, poi se la comunità europea o l'antitrust europeo decidono di non aprire un faro su questa faccenda, va bene, però perché ci sono tanti cavilli giuridici per cui facciamo finta che Cassa Depositi e Prestiti, Ministero, Ferrovie siano enti privati. Ma evidentemente è un sussidio, un aiuto di Stato che è vietato dai trattati e che si fa nonostante tutto. Quindi... Però io parlo soltanto dal punto di vista del business. Nessun investitore serio che guardi al ritorno dell'investimento pesato per il grado di rischio si avvicinerebbe al dossier all'Italia così come l'azienda è oggi. Ci sono enormi capitali di private equity a livello mondiale che vanno un po' dappertutto, non ce n'è uno che seriamente si è presentato a questo tavolo perché non è una business proposition, non è un'attività che ha un senso economico-finanziario, ha solo un senso politico, perché, e questo mi sembra evidente, perché questo buttare via soldi degli italiani per tenere in piedi l'Alitalia è stata una cosa che hanno fatto tutti i governi di tutti i colori, e quindi vuol dire che un qualche tipo di tornaconto politico c'è. Il tornaconto dal punto di vista industriale, economico, finanziario non c'è e non ci può essere. Alessandro Barbera, so che ci devi lasciare, lo Stato imprenditore che fa i panettoni e che entra nelle compagnie aeree ti convince? No, assolutamente no, e il tornaconto politico di cui parlava poco fa Cuneo è sostanzialmente non lasciare a casa 11.000 persone, che sono tante, 11.000 persone più almeno altre, si calcolano 20.000 addetti in giro per l'Italia che in qualche modo dipendono dall'esistenza di questa compagnia. Bisognerebbe prendere atto, siccome appunto ormai sono 20 anni dalla fine di quel scellerato accordo con KLM che all'Italia continua a indebolirsi, che questa compagnia 20 anni fa aveva più di 20.000 dipendenti, oggi ne ha circa la metà, e quindi con l'ennesimo intervento di Stato che non tiene conto sostanzialmente delle condizioni che diceva Cuneo, le probabilità di perdere per l'ennesima volta soldi del contribuente sono quasi certe. Antonio Di Vietri, avete programmato 2 scioperi. Sì. Perché? Sì. Per questo piano industriale che non funziona, ovviamente, ne abbiamo avuto notizia e chiaramente ci opponiamo. Quando li farete? Il giorno 26, ma all'Italia non 26 è una luglio? Il prossimo 26 luglio. Non è una compagnia che non ha, su cui nessuno ha interesse. Lufthansa ha approfondito e come il dossier all'Italia ed è ultra interessata alla compagnia. Non certo per ammazzarla, ma per rilanciarla. Poi i numeri ancora non sono quelli giusti, è verissimo. Su questo si doveva lavorare. Purtroppo sono tedeschi, sono troppo sinceri, hanno detto le cose come stavano. Purtroppo sono tedeschi. Quello è stato il problema. Grazie mille Di Vietri, grazie ad Alessandro Barbera. Grazie. E i nostri ospiti invece resteranno perché ci occuperemo, dopo la pubblicità, di altri dossier importanti che sono quelli delle banche, ancora loro. Ritornano e restate con noi. Le banche dello Stato possono esistere, possiamo aiutare le famiglie e dobbiamo punire fortemente quei banchieri che anche nel caso Carige hanno ridotto così la banca. Non sarà la stessa musica, la musica è cambiata sulle banche. Saremo qui e lavoreremo per un progetto comune che parte da questa azienda che è un simbolo di battaglie contro la criminalità organizzata e contro un sistema bancario che la deve pagare, perché è un sistema bancario che ha avuto l'arroganza di infischiarsene dei risparmiatori e dello Stato ed è stato protetto da alcuni ambienti politici, sia in questa regione sia a livello nazionale. Allora, dalle compagnie aeree di Stato alle banche di Stato ci sono 2 vicende aperte. Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, e Montepaschi, di fatto una banca pubblica che entro un anno dovrà decidere come far uscire lo Stato da questa situazione. Do il benvenuto a Lando Sileoni, presidente della FABI. Buongiorno Sileoni, bentornato.
e anche a Pietro Paganini della John Cabot University, con il quale sono in debito perché lui vuole dire la sua sull'Italia, giustamente. No, però prima, buongiorno. Paganini, io vorrei farle vedere su Twitter, perché sull'hashtag Omnibus La 7 e anche sulla pagina Facebook stanno arrivando molti commenti sulla questione all'Italia, la questione interessa, e ci sono due osservazioni interessanti. Il signor Marco, se possiamo mettere il tablet, dice: faccio sommessamente notare che le compagnie low cost sopravvivono solo grazie ai contributi regionali statali. Diciamo solo no, però insomma è vero, i contributi se li prendono, tant'è che un altro ascoltatore, il signor Angelo B, che forse è lo stesso, si potrebbe iniziare a non finanziare con soldi pubblici le compagnie low cost mentre cerchiamo di salvare con soldi pubblici l'Italia. Paganini. Ma il discorso dell'Italia è un discorso complesso. Prima ho sentito, ho apprezzato anche molti interventi, soprattutto la questione del piano industriale. Ho sentito che si fa uno sciopero, prima sarebbe bene vedere il piano industriale, però al di là del piano industriale, poi il piano industriale va messo in pratica, ci sono le persone a livello organizzativo che lo mettono in pratica. L'Italia negli ultimi anni, da un punto di vista dei servizi, della qualità dei servizi, paradossalmente, per fortuna, è andata molto migliorando, naturalmente riducendo per esempio quello che sono le rotte, aumentando per esempio, dilungando il tempo di arrivo. Oggi l'Italia è una delle compagnie, se non addirittura in Europa, la compagnia più puntuale, a dimostrazione che quando vengono fatte poi, chiamiamole delle riforme o delle riorganizzazioni e delle riqualificazioni del personale, funziona. Però il tema, al di là del giusto o sbagliato che lo Stato possa intervenire o meno, sono sempre le dinamiche con cui lo Stato e i cosiddetti capitali o capitalisti o capitani coraggiosi intervengono, perché qui ci troviamo di fronte al fatto, e sono d'accordo quando si dice è un ricatto rispetto a un'azienda nazionale, ti lascio le concessioni autostradali però entra in Alitalia, e l'altro dal fatto che si dice domenica devi portare la tua offerta o comunque la tua proposta, ci sono già tre proposte, la famosa Toto, Lotito, e poi su Lotito potremmo fare tutte le battute del caso. Però poi si dice, se non dovesse arrivare quella di Atlantia, aspettiamo. Ma in un'economia di mercato, in regole chiare e trasparenti, non si fa così. Cioè le proposte che sono arrivate, quelle si accettano. Non si continua a rimandare. A rinviare. Finché sono insufficienti. Ho capito, finché la politica però non è contenta. Perché lo stesso è avvenuto con le concessioni autostradali. Concessioni autostradali, potremmo aprire un capitolo infinito. Siamo arrivati in una situazione dove tra politica e gruppi imprenditoriali ci si è messi d'accordo, a scapito di chi? A scapito del contribuente. Quindi va benissimo un piano industriale, io l'ho riletto dal Sole 24 Ore, il piano industriale, quindi è preso a spizzichi e bocconi. Sembrerebbe un piano industriale coerente. Quello che non è chiaro di quel piano, forse perché il giornale non può riportarlo tutto, è quali sono gli obiettivi, cioè cosa vuole diventare Alitalia, perché in realtà a livello di compagnie aeree ci sono delle compagnie aeree che sono costantemente in perdita e sono per esempio alcune compagnie aeree medio orientali, però hanno dei modelli di business molto diversi, cioè che è quello di attirare viaggiatori presso degli hub che sono diventati gli aeroporti medio orientali, cioè nel deserto sono riuscito a creare dei luoghi dove decine e decine di migliaia di viaggiatori arrivano ogni giorno. All'Italia e l'Italia non hanno mai fatto questo ragionamento, perché si è deciso di puntare su Malpensa, poi si è cambiata rotta, si è deciso di puntare su Fiumicino, che oggi è un aeroporto, uno degli aeroporti meglio funzionanti di nuovo in Europa, perché poi come italiani tendiamo sempre a lamentarci, però poi se compariamo per esempio il funzionamento di Fiumicino di oggi con altri aeroporti europei ci rendiamo conto che Fiumicino funziona molto bene. Per cui il ruolo dello Stato dovrebbe esserci in quanto garante di competitività e di competizione, però dobbiamo anche fare i conti con la realtà. In questo paese creare quelle condizioni di concorrenzialità non è possibile ad oggi. Allora Sileoni, dallo Stato che gestisce le compagnie aeree allo Stato banchiere, ricordiamo abbiamo una banca di fatto statale che è Monte dei Paschi, e possiamo dire che è in convalescenza. Monte dei Paschi è guarito o in convalescenza? Possiamo dire che sta guarendo, perché i lavoratori e le lavoratrici della banca hanno svolto un ruolo fondamentale a cerniere, a protezione della banca, e anche l'amministratore delegato Morelli ha fatto, secondo il mio punto di vista, un ottimo lavoro. E poi ne abbiamo una invece che è Carige, della quale ci siamo occupati per tanto tempo, forse abbiamo perso qualche pezzo diciamo nella ricostruzione, però di nuovo la data dovrebbe essere, se non ricordo male, il 25 luglio. Esattamente. A che punto è il salvataggio di questa banca? E lo Stato entra o no?
Ci sono state diverse ipotesi. La prima ipotesi, che poi è naufragata, è rappresentata dall'intervento di un fondo internazionale di investimento, molto, dal mio punto di vista molto speculativo, che era BlackRock, che progressivamente poi ha fatto un passo indietro, ha mollato, come ha mollato poi il fondo Apollo. Io penso che sia stato un risultato comunque positivo, perché i fondi internazionali, quando entrano nel settore bancario italiano, ci entrano per fare delle speculazioni, per ripulire la banca e poi rivenderli per fare l'affare del secolo magari un anno dopo. Oggi stanno facendo una colletta, il fondo interbancario, con l'intervento di qualche gruppo bancario. Stanno più o meno tutti i gruppi bancari alla finestra, perché aspettano di poter definire la partita in zona Cesarini all'ultimo momento, perché magari qualcuno aspetta sempre il cosiddetto aiuto di Stato, come c'è stato a suo tempo per Intesa, per UBI e PB, nel salvataggio delle quattro ex Bridge Bank e delle due banche venete. Questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda un altro importante appuntamento che c'è stato ieri, come lei sa, c'è stato l'assemblea annuale dell'ABI con la presenza del capo dello Stato Mattarella. È stato un evento estremamente significativo, perché ha confermato che da una parte le banche stanno ritornando agli utili, quindi stanno uscendo un po' dal tunnel di crisi di questi ultimi però anni. Però li danno i fondi alle imprese cittadine, che è la cosa importante? Sì, probabilmente sì, anche se lì ci sarebbe da fare una riflessione molto più approfondita e tecnica, perché sono aumentate le garanzie che le banche chiedono alle imprese e alle stesse famiglie nel momento in cui... Ma meno facilmente, molto così. Meno facilmente. Hanno molta liquidità, ma si sono blindate, si sono garantite in maniera più forte rispetto a prima. Se lei mi lascia una considerazione, io vorrei ricordare il ruolo di Patuelli come presidente dell'ABI in questi ultimi anni. Dal nostro punto di vista è un ruolo estremamente significativo, ha operato bene, probabilmente è stato uno dei presidenti più importanti e più efficienti negli ultimi 30 anni della storia dell'ABI, per quattro motivi fondamentali. Il primo, perché ha ridato un ruolo politico all'ABI che aveva perso. Il secondo, perché si è battuto come leone per difendere il settore bancario rispetto all'integralismo della Commissione di Vigilanza in Europa. Il terzo, perché è riuscito in qualche modo a contrastare anche questa ondata antibanche che c'è stato. Chiaramente c'è qualche ragione, no? Ma poi c'è stata molta strumentalizzazione da parte di chi voleva, anche da parte di alcuni partiti che volevano sparare in qualche modo contro le banche. Cioè, i risparmiatori truffati, mettiamola esatto, così. Esatto, noi chiaramente ci siamo immediatamente schierati a difesa di chi è stato in qualche modo truffato. Abbiamo chiesto più volte il rimborso totale sia per gli azionisti che per gli stessi obbligazionisti. O per i consumatori. E l'ultimo elemento, che è fondamentale, siamo per la conferma di Patuelli per i prossimi due anni, così a noi speriamo, perché con lui abbiamo rinnovato un importante contratto nazionale nel 2015, nel peggior momento della storia del settore, e soprattutto, me lo lasci dire perché è forse l'elemento più importante, è una persona per bene, una persona corretta, una persona capace. Riccardo Realfonso, allora, è giusto o no che lo Stato faccia anche il banchiere? Ma in linea di principio, come dire, io credo che su queste questioni non bisogna fare ideologia, nel senso che questo è il paese nel quale si sono fatte pessime privatizzazioni, anche delle banche, ma anche pessime nazionalizzazioni, quindi non si tratta tanto di... A cosa si riferisce? Ma quando parlo di privatizzazioni parlo per esempio... Io sono partenopeo, per esempio, della vendita del Banco di Napoli a BNL, no? Venduto per poco più di 30 milioni di euro, e dopo pochi anni venduto da BNL a 1 miliardo di euro. Quello è stato certo un pessimo affare, ma altrettanto si potrebbe dire per Unicredit, per la vicenda di Unicredit. Quindi, come dire, lo Stato è uscito dalle banche, insomma, salvaguardando poco forse gli interessi generali e favorendo, insomma, grandi operazioni di guadagno da parte di rampanti imprenditori e banchieri. E quando parlo, diciamo, di nazionalizzazioni, parlo degli interventi recenti, degli aiuti recenti, in un caso Monte Paschi, uno di questi,
di una banca che, come si diceva prima, sta senz'altro riprendendosi, ma che insomma, gli interventi fatti dallo Stato sono stati evidentemente a carico dei contribuenti pesantissimi. Quindi il problema non è tanto il problema di principio, se lo Stato debba e sia giusto o non sia giusto, il problema è come si fanno le cose. No? Anche a proposito di Alitalia, il discorso dello Stato che nazionalizza, perché sostanzialmente adesso l'intervento su Alitalia è un intervento che va nella direzione della nazionalizzazione, perché tra ferrovie dello Stato sono due aspetti, sì, però il ragionamento di principio è lo stesso, cioè lo Stato va a, con ferrovie dello Stato e con la partecipazione del Ministero, va a acquisire una quota di maggioranza, quindi è una nazionalizzazione sostanziale, diciamo. Sì, ma se fallisce una banca però il problema è come si fanno le cose, cioè il discorso è quello del piano industriale. Quindi non è che ci sia, come dire, da stabilire se in linea di principio sia giusto oppure no che lo Stato faccia anche il banchiere. Il problema è come lo Stato fa le cose, con la quale capacità mette in campo di gestire. Sono due argomenti completamente diversi. Se fallisce una banca c'è il rischio che fallisca o che vada in crisi l'intero settore economico italiano. Se fallisce l'Italia c'è una soluzione, speriamo che non fallisca mai, ma c'è una soluzione, come dire, di impresa. Il problema fondamentale... Però in entrambi i casi ci sono interessi generali che sono coinvolti. Sì, il rischio, ma strategicamente, del fallimento delle banche, soprattutto quando c'è una situazione di fragilità complessiva, può generare fallimenti a catena o il rischio sistemico. Le tanto vituperate banche sono la spina dorsale economica del paese. Se fallisce il Monte dei Paschi, che è uno dei gruppi bancari più importanti in Italia, vanno in crisi prima i clienti, poi le banche e poi chi lavora all'interno delle banche, perché poi abbiamo 22.000 persone, che facciamo, le mandiamo in strada? No. Ma questo vale anche per l'Italia, migliaia di dipendenti, 11.000 e tanti altri coinvolti. Però su questo... Il discorso che io volevo mettere in evidenza è un discorso di principio. Cioè quello di il dibattito privatizzazioni versus nazionalizzazioni, bisogna lasciare da parte le ideologie e vedere poi concretamente come si fanno le cose e cosa si fa. Comunque noi siamo gli ultimi in Europa su questo settore, perché poi i numeri parlano chiaro, perché al di là delle considerazioni sono i numeri che fanno la differenza. Le banche hanno ricevuto aiuti pubblici per 14,2 miliardi di euro. Il rapporto tra il debito e il PIL, per quanto riguarda il sistema Italia, è cresciuto dell'1%. In Europa lo stesso tipo di rapporto, il 4,6% è la media europea e noi siamo chiaramente sotto, il 5,9% la Germania, il 4,4% la Spagna e l'1,3% l'Italia. Quindi si ricorda che la Spagna ha usufruito anche dei fondi europei. La sintesi di tutto è che gli interventi pubblici sul settore bancario italiano sono gli ultimi in Europa. Io vorrei sentire Gianfilippo Cuneo e vorrei fare due domande. Lo Stato banchiere le piace sì o no? E poi anche per le banche vale lo stesso discorso di Alitalia, per cui i fondi di investimento stranieri, quelli pesanti, che hanno tanti soldi, se ne tengono alla larga? No, le analogie sono limitate. All'Italia opera in un mercato, quello del trasporto aereo, che è un mercato in crescita, quindi se anche non ci fosse l'Italia, il posto verrebbe preso da qualchedun altro, i piloti, gli assistenti volo dell'Alitalia troverebbero immediatamente lavoro in altre compagnie. Per il settore bancario invece è molto diverso, non è un settore che gode di massima salute. Sono d'accordo con il fatto che ci sono delle situazioni particolari dove l'impatto del fallimento di una banca sul sistema potrebbe essere devastante, quindi anche se sono soldi pubblici, soldi quindi dei contribuenti che devono andare a tamponare una situazione bancaria, questa molto spesso è una soluzione negativa ma migliore delle alternative. Quindi in questi casi limitati io sono d'accordo che si debba fare. Posso fare un riassunto? I soldi spesi per salvare le banche sono spesi meglio che non per salvare l'Italia, in maniera brutale, questo è il suo ragionamento? Mi sembra che fino adesso
è molto dimostrato che i soldi spesi per salvare, non è che salvare Alitalia, tenere in vita artificialmente l'Alitalia, sono stati una montagna di miliardi e non ci sono nessun risultato. I soldi spesi per risolvere il problema del Monte Paschi sembra che stiano tornando, possono tornare a casa e con in aggiunta un impatto positivo sul sistema. Paganini, io vedevo che lei scuoteva la testa a seconda delle conversazioni. Perché ho dovuto rubare una penna, Cairo non mette più le penne a disposizione. No, adesso non mi faccia, non mi faccia queste... Sa. Ma perché è un uomo, è un grande uomo d'azienda, no, e quindi sta a gestire le spese. Sa perché non mettiamo più le penne? Perché rubano. No, perché gli ospiti si mettono a fare dei disegnini come in prima media e si distraggono. Allora abbiamo deciso di togliere le penne e i fogli in maniera tale che stanno concentrati. È la fotografia. Per rispetto ai telespettatori. È la fotografia, allora, Paganini, è la fotografia del paese. Andrei a distinguere, però la scelta di entrare in Alitalia è una scelta sicuramente di salvataggio anche del personale, quindi di gestione migliore o di credere di migliore gestione del personale. Però è anche una scelta strategica che è sempre stata, cioè quella della politica di avere una compagnia nazionale che dovrebbe portare verso l'Italia dei turisti, sì, ma senso, degli no. uomini business. A mio avviso oggi non ha senso nel mercato del trasporto aereo, che è un mercato sì in crescita, ma attenzione, è un mercato molto complesso che ha davanti a sé delle enormi sfide. Basti pensare negli ultimi 3 settimane la compagnia che menzionavate, da olandese KLM, invitava gli olandesi a viaggiare di meno, perché inquinano, aveva questa bellissima pubblicità, cosa farebbe Greta, no? E molte aziende stanno riducendo i viaggi. Quindi ricordiamo che Greta non viaggia in aereo. Non viaggia in aereo, però è un settore molto interessante con dei costi elevati, perché è un settore molto simile a quello delle ferrovie per alcuni aspetti, cioè un settore che ha dei costi elevati e ha un insieme di regole. Quindi a mio avviso quella dello Stato di entrare nel salvataggio di un'azienda è e può essere una scelta strategica. Come ricordavo in precedenza, alcune compagnie medio orientali, cioè ho bisogno di portare dei turisti o dei uomini business verso il mio paese, investo andando anche in perdita su quella compagnia perché recupero in altro modo. Per me è una scelta oggi rispetto all'Italia, è una scelta a mio avviso sbagliata. L'ideale sarebbe stato mettere sul mercato Alitalia, che oggi perde 30 milioni al giorno, eccetera, eccetera, tra l'altro con un piano industriale che, come dicevo, ma messo in pratica e va anche giudicato, perché qui dentro, compresa Atlantia, gli unici che sanno far volare gli aerei sono quelli di Delta, ma che sono una minoranza. Ferrovie si è dimostrata brava nel far andare i treni, o una parte di treni, non tutti i treni, treni ad alta velocità. Fare andare gli aerei è cosa molto diversa. Però questo è un discorso che lasciamo poi a chi si occupa più nello specifico di questi elementi. Per la questione bancaria, prima è interessante perché Di Maio non ha parlato dello Stato in una banca, ha parlato dello Stato in più banche che sono in concorrenza tra di loro, quindi è una sorta di Stato che interviene sulle banche a farsi concorrenza tra di sé. Ma perché si arriva a questa situazione? È una situazione paradossale, cioè si è arrivati in questa situazione perché il sistema bancario, per una serie di condizioni esterne, quindi esogene, è un sistema che è andato in difficoltà. E dove, e questo ai consumatori va dato atto, a noi cittadini, e dove ci sono stati sicuramente delle difficoltà economiche esterne, pensiamo alla crisi che parte nel 2008 con i subprime, ma perché anche il sistema delle banche in alcuni casi è stato mal gestito, cioè alcune banche hanno agito in malo modo sul mercato, favorendo degli interessi e non favorendo gli interessi dei cittadini di tutti i giorni, cioè, ci sono favoriti dei gruppi, ma anche perché non è tanto il problema della privatizzazione, giustamente prima si menzionava la privatizzazione, tra mercato e privatizzazione sono due cose completamente diverse, io posso privatizzare una banca, ma di fondo rimane un'azienda, ma di fondo rimane un monopolio privato, non è più un monopolio pubblico ma un monopolio privato. Il problema appunto in Italia è che le privatizzazioni sono state fatte male, cioè si è passati da un monopolio pubblico a un monopolio privato, dove i costi spesso sono stati costi a carico dei cittadini, mentre i benefici, ripensiamo di nuovo alle concessioni di autostrade, sono i benefici di pochi, cioè di coloro che attraverso la politica hanno avuto un beneficio. Il caso MPS è un caso molto simile, perché MPS ha funzionato male, perché non è stata capace di stare sul mercato, perché è stata una banca per anni, mi darete ragione, gestita dalla politica.
e in particolar modo da una politica. C'è stato un piano, e questo è paradossale, un piano finanziario di rilancio. Mi riferivo a un partito. Poi altre banche avranno controllato, altri partiti avranno controllato, forse lo fanno ancora oggi, altre banche. E questo non dovrebbe accadere. Però sulla Banca di Siena noi abbiamo anche il caso di un piano di rilancio, che era il piano Passera, che era un piano perfetto. Poi Passera potrà piacere o meno dal punto di vista politico, ma dal punto di vista imprenditoriale è stato un grande manager, un grande imprenditore, ha presentato un piano che la politica, di nuovo, come nel caso Alitalia, la politica è intervenuta e ha detto no, quel piano non va bene, e si è proceduto verso un altro piano che oggi, stai dicendo, sta andando sicuramente meglio. Ma di nuovo, qual è il problema? Che non siamo in un'economia di mercato e continuiamo con le ingerenze della politica, della burocrazia, quella che oggi potremmo chiamare un'elite burocratica finanziaria, che interferisce con quelle che dovrebbero essere le normali regole del mercato. Cioè, a mio avviso, lo Stato non deve intervenire nelle banche, lo Stato deve intervenire nello stabilire le regole. Poi ci troviamo nella condizione per cui quelle regole hanno favorito solo alcuni gruppi e lo Stato è costretto oggi a intervenire, se no il sistema bancario crolla. E attenzione, perché l'Europa oggi si trova un sistema bancario piuttosto stabile, direi. Gli stress test sono stati fatti, sono stati superati, il sistema bancario è sicuramente, almeno a parole, più sicuro. Negli Stati Uniti proprio in questi giorni si sta discutendo e dibattendo e mettendo pressione sui tassi di interesse della Fed, perché nonostante la crescita e la disoccupazione bassissima si prevede o si teme, visto il lungo periodo di crescita, una nuova recessione. E nel caso di una recessione incombente il tema è cosa faranno le banche, e la paura è che le banche americane, che hanno avuto delle regole di stress test sicuramente più lasche, non siano in grado di sostenere. Il problema è se crollano o si crollano. Se dovessero avere difficoltà le banche americane, quale potrebbe essere la ricaduta poi sulle banche nazionali e europee? Silvano, lo chiedo a lei, perché ricordiamo, Paganini dice che le banche italiane sono sane, però c'è in questi... In generale, sì, poi sicuramente. Diciamo, in questi giorni, chi legge i quotidiani, legge del caso Deutsche Bank, migliaia di licenziamenti, una banca gigantesca che è messa male... Ci sono contraccolpi per l'Italia o no? Allora, per... male, scusa, con investimenti folli, perché ha fatto degli investimenti folli. Allora, con i famosi derivati. Allora, esatto. Per quanto riguarda Deutsche Bank, a livello, diciamo così, internazionale, escluderei quello che è il perimetro interno nostro. Allora, lì dobbiamo parlare di un modello di business che è fallito per quanto riguarda Deutsche Bank. Però per noi fa riferimento quello che ha detto l'amministratore delegato di Deutsche Bank Italia, Flavio Valeri, che tre giorni fa, convocando le organizzazioni dei sindacali aziendali e scrivendo a tutto il personale, ha garantito che non ci sarà un licenziamento, anche perché se poi le cose dovessero andare diversamente, lo stesso Valeri dovrebbe fare i conti con il sindacato e con gli stessi lavoratori. Detto questo, concordo. Quindi, lo metti in guardia. Sì. No, detto questo, l'ha messo in guardia, esatto, l'amministratore. Detto questo, per quanto riguarda Deutsche Bank Italia, ci fidiamo delle parole dell'amministratore delegato, che ha garantito che non ci siano, che non ci saranno licenziamenti né forme coercitive, diciamo così. Io concordo dalla prima all'ultima parola con quello che ha detto prima Paganini. Vorrei ricordare che le banche in Italia sono andate in crisi o per gli scandali, in quanto c'erano uomini solo al comando che trasversalmente si erano comprati tutto, settori del territorio, settore della politica, settore della magistratura, settore dell'imprenditoria, e mi riferisco principalmente agli ultimi scandali. È venuto meno il concetto, dopo questi scandali, del concetto fondamentale per il territorio della banca locale, ma è altrettanto vero che non possiamo fare di ogni erba un fascio, perché ci sono banche locali che sono gestite bene. È chiaro che il tema del risparmio tradito è quello che è accaduto nei recenti scandali, dove ci aspettiamo che la magistratura vada fino in fondo e che punisca. E c'è anche una seconda commissione d'inchiesta. E c'è anche una seconda commissione d'inchiesta, quindi chi ha sbagliato deve assolutamente pagare. Questo è un paese dove non paga nessuno, l'abbiamo ridetto. Questo è il problema. Ecco, chi sbaglia non paga. L'abbiamo ridetto mille volte. Però ci sono banche locali che vanno bene, ci sono, anche se le banche locali recentemente sono state nell'occhio del ciclone. Monte dei Paschi, ci abbiamo tre appuntamenti fondamentali, questa è un'informazione che dobbiamo dare alle persone che ci stanno in qualche modo ascoltando. E
tre appuntamenti fondamentali. Allora, entro dicembre del 2019 sarà presentato dal MEF dal MEF al mercato, diciamo così, il piano d'uscita, il disimpegno dello Stato rispetto al 68% che ha di proprietà del gruppo MPS. È in atto una trattativa in questi giorni fra MEF e BCE per prorogare questa scadenza di dicembre 2019 a giugno 2020. Comunque entro il 2021 è previsto che lo Stato debba uscire da MPS, quindi dovrà vendere il 68% del capitale. Ci guadagniamo anche. Ci potremmo anche guadagnare in questo senso. Allora, che cosa sta succedendo nel settore bancario in Italia? Prima o poi riprenderanno le aggregazioni. Ieri Visco ha auspicato il consolidamento delle piccole banche e molto probabilmente si riferiva alle piccole e medie banche popolari, e molto probabilmente da settembre a dicembre, questa è una notizia che le do, Banca d'Italia potrebbe presentare un progetto di super popolare che metterebbe insieme 11 banche popolari del centro e del sud del paese. Quindi questa riforma va nella direzione di quanto dichiarato ieri da Visco. Questo passaggio che ieri ha fatto Visco sul settore bancario oggi non è riportato in maniera importante dai quotidiani, ma è un passaggio estremamente significativo. L'altro aspetto fondamentale, per richiamare alle considerazioni che condivido dello stesso Paganini, è che i gruppi bancari italiani più importanti fanno fatica oggi ad aggregarsi, a trovare aggregazioni all'interno della stessa Europa, e quindi la crescita delle banche italiane, più volte auspicata anche dalla non stessa, si va oltre le frontiere. Ecco, sarà domestica. Quindi se Intesa o UBI o Banco Popolare BPM o la stessa BIPE in qualche modo potrebbero nei prossimi mesi anche essere interessati a rilevare MPS o una parte di esse, magari anche la stessa Carige, perché facendo così si consoliderebbero all'interno domestico e farebbero un grande favore allo Stato, anche allo stesso governo, perché avrebbero un problema in meno. Chi prenderà MPS quindi farà un grande favore al governo di turno, probabilmente quello che c'è adesso, ma soprattutto, questo è un altro aspetto che non è mai passato e che lo vorrei rilanciare, entrerà in possesso di 50 anni veri di segreti del settore bancario in Italia. Perché? Cioè? Perché nel gruppo MPS è passato di tutto, trasversalmente è passato di tutto. Chi pensa che MPS di un tempo sia il crocevia di interessi locali si sbaglia, perché all'interno faccio un esempio, le imprese, quelle che sono in piedi o quelle che sono fallite, più importanti del paese, sono state tutte finanziate da MPS, prima da MPS e poi da altri. Era già una banca di partito. E su questo dobbiamo andare in pubblicità perché altrimenti mi strigliano. Ci vediamo subito dopo per continuare a parlare dello Stato imprenditore e del governo che, sostengono alcuni, parte di Confindustria, lo sosteneva anche l'altro ieri il Financial Times, è ostile alle imprese. Sì, no, vedremo. Tenne presente che il 25% dell'economia italiana era nelle mani dello Stato, tutte le banche, grandi aziende pubbliche di grande valore strategico che erano nelle mani dello Stato, ne cito solo alcune, la Telecom, l'ENI, l'Enel e tutte le società autostrade e tutte le altre grandi aziende pubbliche. Non credo che l'industria di Stato meritasse la sorte che sta meritando, tenuta in scacco per anni e poi praticamente privatizzata obbligatoriamente a condizioni molto spesso discutibili. Gianfilippo Cuneo, abbiamo fatto vedere questo spezzone per ricordare a chi ha meno di 30 anni e forse non se lo ricorda che c'è stato un periodo in cui lo Stato controllava, come diceva Pumicino,
un quarto dell'economia tra autostrade, elettricità, ferrovie, compagnie aeree, telefoni. Lei, se non altro per condizione anagrafica, ci può essere d'aiuto, ma le cose funzionavano meglio? Ma le cose funzionavano bene quando a capo delle aziende c'erano dei manager di indubbio valore e lasciati lavorare in autonomia. Quando poi la politica ha cominciato a voler interferire mettendo manager di appartenenza, le cose hanno cominciato a funzionare male e in alcuni casi malissimo. Comunque è inutile andare a recriminare o dire se era giusto o sbagliato in quel contesto. Nel Settecento lo Stato francese era dappertutto, dalle manifatture degli arazzi fino ai cannoni. Oggi il mondo è globalizzato, le aziende di tutti i tipi, anche quelle di medie dimensioni, hanno bisogno di potersi muovere rapidamente sullo scacchiere mondiale, fare acquisizioni, spostare le sedi se questo è utile, tutte cose che uno Stato avrebbe difficoltà a seguire. Abbiamo visto recentemente il fatto che lo Stato francese ha bloccato un'operazione con FCA che avrebbe avuto tanti riflessi positivi, ma naturalmente avrebbe avuto lo svantaggio dal punto di vista del politico di diminuire ulteriormente la presa dello Stato sulla Renault. Quindi oggi è bene che lo Stato si tolga di mezzo e tranne alcuni casi, ma in questi casi devono essere giustificati veramente con una logica industriale, di sistema, di indotto, ma molto localizzati e molto ben pensati. Non vedo oggi la capacità di pensare in questi termini, quindi dovendo scegliere è preferibile che lo Stato si ritiri da tutto quello che ha a che fare con manifattura e purtroppo anche nel mondo dei servizi. Riccardo D'Alfonso, direttore economiapolitica.it, è d'accordo? No, non sono d'accordo. La storia ci dimostra che, come d'altra parte veniva detto poc'anzi, la proprietà statale, il controllo statale può essere efficiente. Il problema è la qualità della politica, ma il problema è anche con la qualità degli imprenditori quando le imprese sono private. Quindi non c'è da fare una distinzione di carattere ideologico su questo. Esistono degli interessi pubblici che in alcuni casi è importante difendere. E per esempio ci veniva raccontato la vicenda francese, ma la Francia evitò anche l'acquisizione da parte di Federmeccanica del cantiere STX nel 2017. E quindi abbiamo tantissimi esempi. Nel senso che poi ha prestato, ricordiamo, una parte delle sue quote, per cui il controllo adesso è italiano. Certo, però come dire, le vicende di questi ultimi anni ci dimostrano che lo Stato in molti casi viene in soccorso del mercato. Non è sempre vero che il sistema del privato garantisce crescita e garantisce sviluppo. Abbiamo tantissimi casi, le stesse privatizzazioni che venivano raccontate prima. Sappiamo bene qual è stata la critica a questi processi di privatizzazione, sappiamo bene che lo Stato ha raccolto in circa 20 anni con le privatizzazioni tra gli anni 80 e gli anni 90 qualcosa come 120-130 miliardi di euro attraverso le privatizzazioni, regalando alcuni asset o comunque concedendo alcuni asset, alcune galline dall'uovo d'oro, come il caso appunto di Autostrade, no? A privati laddove si tratta sostanzialmente di servizi dati in monopolio, in regime sostanzialmente di monopolio, che quindi hanno garantito in tutti questi anni rendite elevatissime con pochissimi investimenti, erano risorse che potevano restare nel pubblico probabilmente. Le privatizzazioni degli anni 80 e 90, di cui Craxi, abbiamo sentito prima, è stato uno degli artefici anche, per poi dire che in molti casi erano discutibili, hanno depauperato lo Stato,
hanno depauperato i cittadini perché hanno favorito l'attribuzione di asset straordinari, parti di Eni, Enel, SIP, autostrade, ma anche le banche, privati, ricordiamo, no? Anche le banche a privati che si sono arricchiti. Che si sono molto arricchiti, ecco, che si sono molto arricchiti a scapito dei cittadini. E vorrei anche ricordare che quando noi andiamo a valutare l'efficienza anche nella gestione dei servizi pubblici, si dice lo Stato deve uscire e quindi si deve andare sempre a gara per la gestione dei servizi pubblici, però allo Stato resta un compito di regolatore, ma anche lo stesso compito di regolatore è un compito estremamente difficile. Quindi non è che nel momento in cui lo Stato non è più gestore direttamente, ma privatizza e deve poi essere regolatore, il discorso si è semplificato. Il compito del regolatore è altrettanto difficile. Anzi, non ci si inventa regolatori da un giorno all'altro. Sembra che lo Stato italiano purtroppo abdichi sempre a vantaggio di alcuni, con grandi profitti e con grande depauperamento per la grande maggioranza dei cittadini. Paganini. Ma lo Stato contemporaneo, lo Stato moderno, parte dall'idea, dal mondo anglosassone, tardo Hobbes, inizio Locke, per fare un po' di teoria, con l'idea che lo Stato deve essere regolatore, cioè deve creare le condizioni per cui i cittadini possano vivere felici e prosperare. No? Il governo della legge in sostanza è questo. È chiaro che però noi in Italia, Francia, Spagna, non possiamo definirci anglosassoni ancora liberal-democratici perché abbiamo un percorso storico che è quello dall'impero romano medievale e corporazioni fascisti molto, molto differente. Quindi lo Stato non è mai stato un vero regolatore, ma lo Stato attraverso i suoi rappresentanti, attenzione, che prima non erano eletti dai cittadini, che oggi sono eletti dai cittadini, è intervenuto nella vita stessa dei cittadini, non sempre a tutelarli. Questo è un dato di fatto, cioè lo Stato doveva essere regolatore, in realtà lo Stato è stato imprenditore negli anni 60-70 con delle storie di successo dovute appunto, come è stato detto, a grandi manager, ma anche con grandi storie di fallimento, perché lo Stato si è dimostrato non in grado di fare imprenditoria, non in grado per esempio di fare innovazione. Perché? Perché non c'era concorrenza, quindi lo Stato deve esistere in quanto garante della concorrenza tra i cittadini. Perché le privatizzazioni non sono funzionate? Perché non creavano concorrenza, creavano monopoli, creavano interessi privati, cioè gli interessi pubblici di pochi sono diventati interessi privati di pochi. Si tratta di capire se poi lo Stato debba fare piani industriali. Oggi una delle grandi discussioni qualche anno fa è: ma lo Stato deve fare piani industriali, lo Stato deve avere una sua politica industriale? A mio avviso sì. Perché? Perché non siamo in grado, anche in un mondo globalizzato, non siamo ancora in grado di avere delle vere e proprie economie esclusivamente di mercato. Quindi ci sono i singoli paesi, i singoli interessi nazionali o regionali che devono essere tutelati. La Francia, gli stessi Stati Uniti. C'è tutta poi una discussione da dove viene la Silicon Valley. La Silicon Valley è investimenti privati, ma un grande ruolo dello Stato. Questo è un dato di fatto. Soprattutto militare. Militare, delle grandi università pubbliche. Cioè sono stati fatti dei piani industriali precisi. In Italia questi piani industriali, compresa l'IRI, sono stati in larga parte dei fallimenti, ma ci sono anche dei momenti di successo. Ora io arrivo alla tua domanda principale, cioè: è vero che l'Italia è oggi ostile al mercato e alle imprese? Io in generale direi no, nel momento in cui viviamo in un'economia di mercato, nel momento in cui abbiamo delle aziende che competono, ma a che condizioni lo fanno? E non è causa solo di questo governo, è anche dei governi precedenti. Cioè sono imprese che non devono combattere col mercato, devono combattere prima di tutto con la burocrazia dello Stato che dovrebbe garantirle, cioè il sistema burocratico, il sistema per esempio della giustizia, che è una parte della burocrazia, che frena il mercato, al di là di questo governo, cioè è un problema che esiste da sempre. Sono pochi i governi che hanno cercato di creare le condizioni per rendere il paese veramente competitivo e attrattivo. Poi oggi ci troviamo però in una condizione diversa, cioè questo governo è l'espressione della richiesta dei cittadini di cambiamento rispetto a quelle dinamiche distorte che io dicevo, cioè il governo nel suo rappresentante Di Maio, nel suo rappresentante Salvini dicono: quel sistema economico, che è un sistema di elite burocratica e finanziaria, non di mercato, di monopoli burocratici e finanziari, sta impedendo la libera concorrenza. Purtroppo mi dispiace dire che inglesi, americani dicono: in Italia non si può investire, ma non si può investire perché queste condizioni di ostilità alle imprese
Le hanno create loro stessi. Se avessero rispettato le regole, se avessimo avuto una vera economia di mercato, non saremmo in queste condizioni. Leoni, ma quando lo Stato faceva il banchiere con il credito italiano, la Banca Nazionale del Lavoro, le cose andavano meglio? Le cose andavano diversamente, non meglio. Prima non c'erano i grandi gruppi bancari che accentravano... C'era la moneta unica. Ecco, principalmente al nord... Sia la definizione della qualità del credito, sia la stessa erogazione del credito. Quindi c'era prima una banca, un territorio, due banche sulla provincia, tre banche nella regione, c'era la cosiddetta foresta pietrificata, non c'erano i gruppi bancari che oggi i 15 principali gruppi bancari detengono l'80,5% del settore bancario, del suo complesso. Quindi erano situazioni più o meno locali dove il territorio era ben rappresentato e le banche rispondevano molto al territorio. Oggi le banche rispondono molte soltanto a determinati territori, soprattutto ai territori del nord, dove è presente la direzione generale, dove sono presenti le famiglie più importanti che condizionano ancora la vita dei grandi gruppi bancari. Posso aggiungere un altro... Veloce, che nella pubblicità? Ecco, rispetto, mi sembra di aver capito, sono quasi certo di questo, che l'atteggiamento dei 5 Stelle, no? Di una delle due forze del governo rispetto alla nazionalizzazione delle banche sia cambiata, perché in un primo momento sono entrati, quando hanno preso in mano il governo, parlavano con convinzione di nazionalizzare, di tenersi MPS e di nazionalizzare per esempio Carige, no? Ecco, ora mi sembra di aver capito che c'è un certo disimpegno da questo punto di vista e fanno bene, perché gestire una banca non è completamente diverso da come si debba gestire, si possa gestire un'azienda appunto di alte dimensioni. Io concordo con quello che ha detto il professor Cuneo, perché ritengo che prima c'erano un gruppo dirigente di livello e a questo gruppo dirigente di livello veniva concessa una sua autonomia. Poi c'è stata l'interferenza della politica, e se oggi le banche dovessero subire l'interferenza della politica si andrebbe ancora peggio e tra l'altro si andrebbe in controtendenza rispetto a quello che stabilisce la Banca Centrale Europea. Grazie Lando Sileoni, segretario della FABI. Segretario generale. Segretario generale della FABI, grazie Pietro Paganini a John Cabot, Riccardo Ralfonso, Università del Sannio, direttore di economiapolitica.it, grazie anche a Gianfilippo Cuneo per essere stato con noi in questo sabato mattina, grazie a tutti voi, tra poco ci vediamo perché ci rivedremo dopo la pubblicità, parleremo di luce, gas, acqua e rifiuti, perché avremo ospite il Presidente dell'Autorità. E niente, per tutti noi cittadini e consumatori vedrete che avremo delle informazioni interessanti. Ci vediamo tra poco. Le 9:27 di nuovo in diretta, siamo con Stefano Besseghini, che è il Presidente dell'Autorità per l'Energia, le reti. Detto in parole povere, lei è quello che controlla i prezzi dell'elettricità e del gas, il mercato tutelato, ricordiamo, poi spiegheremo perché. Poi si è preso altre due belle rogne, cioè l'acqua e da un anno anche i rifiuti. Quindi adesso con lei, questa mattina, parleremo di gas, elettricità, eccetera, eccetera. Partiamo col... cartello numero 5, sono dati che derivano dalla relazione che lei ha fatto al Parlamento. Allora, quanto costano agli italiani gas e luce rispetto alla media dei prezzi dell'Eurozona? Vediamo che per noi clienti domestici l'elettricità costa meno, ma addirittura molto meno della media dell'Eurozona, però il gas ci costa di più, soprattutto il riscaldamento, non quello per cuocere i cibi. Per le imprese invece, alle imprese l'elettricità costa molto di più, e invece il gas, le grandi imprese lo pagano meno della media europea, le piccole imprese lo pagano di più. Perché a noi il gas costa di più del resto d'Europa? Intanto noi abbiamo sicuramente un problema di approvvigionamento e di capacità, diciamo, strategica, quasi geopolitica, di investire e di rifornirci in termini di diversificazione. Questo crea un gap. Un altro non trascurabile elemento è il fatto che molto del gas che ne arriva da una rotta nord
attraverso cui c'è un differenziale di prezzo rispetto proprio agli elementi di trasporto, e questo si riverbera. Quindi il gas russo e per la parte che arriva attraverso la Germania, c'è in questo momento peraltro c'è anche una discussione proprio in essere, perché il nuovo regolamento europeo crea un'ulteriore situazione di gap di costo potenzialmente in prospettiva nel 2020 in termini di approvvigionamento. Questa è una discussione in essere in questa fase tra i regolatori europei per cercare di armonizzare proprio i costi. Il cartello è molto interessante perché fa vedere in un unico colpo. Glielo vendiamo, se vuole, lo metto sul sito, glielo vendiamo. Devo ringraziare i nostri grafici della 7 che sono sempre molto bravi e ci rendono graficamente tutto. Quindi, perché in realtà fa vedere alcune, diciamo, delle caratteristiche del nostro sistema energetico e dei costi del nostro sistema energetico. Ad esempio questo elemento delle imprese che hanno un extra costo sull'elettricità è una caratteristica peraltro delle piccole e medie imprese, quindi un po' della parte più caratterizzante del sistema produttivo italiano. Questo è un elemento su cui prestare molta attenzione. Crediamo sia importante l'altro segnale, quello per cui ormai da 2 anni invece il differenziale per quanto riguarda il consumatore domestico si stia progressivamente allargando. Questo è in realtà una composizione di vari effetti, una capacità nostra un po' di migliorare la situazione specifica della bolletta, dall'altra il mix energetico degli altri paesi che va aumentando in termini di costo, e quindi è un complesso di effetti che vanno sommandosi, ma questo è l'effetto che abbiamo in questa fase. Allora abbiamo il cartello 6 da far vedere. Quanti sono i fornitori di gas e luce in Italia? Allora abbiamo 412 aziende che forniscono il gas, il primo posto è l'Eni col 19%, segue Edison, poi degli altri, e sono 8 fornitori in meno rispetto al 2017. Mi scusi. Mentre invece abbiamo i fornitori di elettricità che sono addirittura 638, quindi 638 aziende, il primo posto l'Enel, poi Edison, e sono aumentate rispetto al 2017, più 73. Allora la domanda che io le faccio è questa. Sono tanti, quindi significa che il mercato è concorrenziale, che ci guadagnano loro e quindi è un business dove si vuole entrare, oppure, come sostengono alcuni analisti, non sono tanti, ma sono troppi e anzi alcuni potrebbero saltare? Allora, sicuramente sono troppi, il tema per cui potrebbero saltare non è legato al fatto che siano troppi, l'ulteriore dato da abbinare a questo numero è quello del tasso di concentrazione, che in realtà è aumentato nel mercato. Quindi cioè, vuol dire che abbiamo aumentato gli operatori, ma la concentrazione, l'indicatore che indica quanto il mercato si concentra rispetto a pochi operatori, è aumentato esso stesso, il che vuol dire che sono due segnali tra di loro evidentemente contraddittori. Quindi questo del mercato dell'elettricità è un tema che stiamo affrontando. La soluzione, forse non unica, ma certamente significativa, quella dell'albo fornitore, quindi fare in modo che chi opera nel mercato dell'elettricità risponda a certe caratteristiche di garanzia in termini di prestazione di garanzie, in termini di qualità del servizio, di qualità commerciale, tutta una serie di indicatori che si possono comporre, e questa è in qualche maniera la gamba lato offerta che bisogna rinforzare per quanto riguarda il tema del superamento della tutela, che è un tema che evidentemente va affrontato. Perché? Perché di cui parleremo, perché ha evidentemente senso affrontare un superamento. Io non lo chiamo superamento della tutela perché mi sembra un elemento distonico, in realtà è un completamento del mercato libero. Noi abbiamo un mercato libero dell'elettricità, questi operatori stanno in gran parte nel mercato libero, abbiamo un mercato libero dell'elettricità che si va completando in questo momento, a circa il 50% degli utenti si trova nel mercato libero per quanto riguarda il settore elettrico, perché si completi in maniera efficace, evidentemente il lato dell'offerta deve essere adeguato. Allora, cerchiamo di semplificare. Allo stato attuale si può comprare elettricità e gas in 2 modi. O a prezzi calmierati, mettiamola così, possiamo dire... No, preferisco non chiamarli calmierati, okay. Diciamo... A prezzi stabiliti, mettiamola esatto. Così. Oppure, e questo durerà ancora un anno, esatto. Oppure ci si rivolge al libero mercato e qui arrivano le 3.000 offerte di chi propone una cosa piuttosto che un'altra,
e arrivano anche le 3.000 telefonate a casa. Ecco, a proposito, cosa fate voi contro i call center molesti? Ma questo è un abbinamento nostro e antitrust. Siamo tutte e due autorità che evidentemente presidono questo tema. Beh, intanto diamo dei messaggi abbastanza chiari, cioè queste telefonate moleste che sollecitano il fatto di aderire a delle offerte non sono di per sé nulla di conclusivo, quindi non bisogna aderire a delle proposte perché ci si sente tra virgolette minacciati dal posto, c'è tutto il tempo di scegliere, esatto, sono veramente a volte al limite dello stalkeraggio. C'è un numero di telefono a cui ci si può rivolgere dell'autorità nostra di antitrust per quanto riguarda la eventuale lamentela rispetto a un comportamento non corretto. C'è il portale offerte, c'è la possibilità. Abbiamo il cartello 9 e 10, se lo vogliamo far vedere il portale offerte, che è uno strumento che ormai è attivo dal gennaio di quest'anno in maniera pienamente operativa. C'è un comparatore. È un comparatore, però è un comparatore in cui gli elementi sono certificati dall'autorità, le offerte sono tutte presenti. Sono presenti queste offerte placet, che sono le cosiddette offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela. Vuol dire sostanzialmente che sono delle offerte in cui al fornitore viene lasciata la libertà di fissare il prezzo, cosa che non succede nella tutela, ma le condizioni a cui l'utente sono quelle definite dall'autorità, e quindi è una sorta di elemento di transizione. Ecco, parliamo però anche di un'altra questione, che non molti sanno che c'è un bonus elettricità per gli indigenti e che viene usato solo dal 36% delle persone che ne avrebbe diritto. Ci può spiegare che cos'è? È un bonus che riguarda l'elettricità, in realtà riguarda l'elettricità, il gas e l'idrico, peraltro nel settore del gas è anche differenziato per tipologia, quindi la zona climatica, cioè, in cui uno risiede. Cioè chi ha un reddito basso, mettiamola così. Serve per chi ha un reddito basso, la condizione di accesso è data dall'ISEE, da questo indicatore di capacità quello economica. Quello che serve per il reddito di cittadinanza. Quello poi che serve anche per il reddito di cittadinanza, in realtà è uno strumento che per quanto riguarda il welfare sociale è in campo da molto tempo. Sussistendo nelle caratteristiche, un nucleo familiare può fare richiesta per avere questo ma tipo di bonus. Ma perché così pochi lo fanno di quelli che ne hanno diritto? Perché forse non si è riusciti a dare un'informazione sufficientemente pervasiva, perché c'è un piccolo burden amministrativo da... Cos'è burden? C'è un piccolo onere amministrativo da superare. Noi abbiamo cercato di semplificarlo molto, ad esempio riunendo tutte le richieste in un unico modulo, quindi con un unico modulo si può chiedere sia la parte elettrica, gas e idrica, ma la cosa importante è che abbiamo fatto recentemente una proposta che è quella di poter invece sposare le banche dati dell'INPS, che è la struttura che assegna l'ISEE, e le banche dati del sistema informativo integrato, che è questo grande strumento veramente unico in Italia, unico in Europa, che riesce a dare la situazione dei singoli consumatori. Quindi sposando le due banche date è possibile fare in modo che la platea dei potenziali aventi diritto venga raggiunta pressoché nella totalità. Ovviamente c'è un aspetto non trascurabile di rispetto della privacy, di rispetto del diritto di scelta del singolo, però questo viene intercettato in maniera corretta. Allora, il cartello 8 è un cartello che riguarda le ispezioni che voi fate fare dalla Guardia di Finanza. Avete contestato 260 milioni di euro ad alcune aziende che appunto gas, elettricità e acqua, che tariffavano delle cose che non dovevano. Ma com'è possibile? Beh, questi sono elementi... Cioè, sono distrazioni o truffe? Beh, ci sono probabilmente entrambi, sono non adempimenti corretti rispetto alla regolazione e in certi casi evidentemente ci saranno anche situazioni che vengono perseguite invece di carattere penale. Però vorrei ricordare un'altra informazione, credo importante. Un altro degli strumenti che l'autorità ha messo in campo è la cosiddetta conciliazione extragiudiziaria, peraltro obbligatoria, prima di adire a quella giudiziaria. È uno strumento che permette a chi ha un contenzioso, tipicamente sono contenziosi di fatturazione, come in questo caso, con un operatore, attraverso una procedura quasi interamente via web, molto spesso supportata dalle associazioni di consumatori, di andare in contraddittorio con il fornitore, e il fornitore è obbligato a presentarsi a questo contraddittorio e molto spesso è risolutivo. Nel 2018 il 66%, mi pare, di circa 13.000 segnalazioni che sono passate attraverso questo strumento sono andate a buon fine e hanno portato a una restituzione di 5,6 milioni di euro ai consumatori. Quindi mi sembra un altro strumento
di cui è bene avere coscienza. Noi parliamo di consumatore consapevole non perché sia inconsapevole, ma perché sono tanti gli strumenti di cui è bene avere coscienza per difendere i propri diritti. Senta, Presidente, la sua è un'attività di regolamentazione. Sì, sentivo prima un discorso interessante sulla difficoltà dello Stato di essere regolatore. Ecco, lei regola. Ci sono però anche molti operatori che dicono che questa regolazione è troppo complicata anche per loro. Lei che risponde? Cioè, regolate troppo? Fate troppe delibere? Allora, la questione è che non è tante o poche delibere, è veramente la qualità delle delibere che si fanno e la capacità di intercettare elementi costitutivi della regolazione. Alcune delibere sono quasi dovute perché sono elementi tecnici. Un tema che abbiamo richiamato molto fortemente nel nostro obiettivo strategico recente è proprio quello dell'allineamento degli interessi. Cioè, sarebbe molto importante riuscire a fare in modo che la regolazione allinei gli interessi degli utenti e delle aziende per far sì di indicare l'obiettivo a cui si vuole giungere, lasciare che le aziende dispieghino gli strumenti per raggiungere quell'obiettivo e poi ci vuole tanto enforcement, cioè ci vuole la capacità della regolazione di andare a controllare che gli strumenti messi in campo siano effettivamente efficaci. Senta, tra le competenze che la sua autorità ha acquisito da un anno c'è anche quella dei rifiuti. Adesso certo. Sappiamo tutti qual è la situazione a Roma, una situazione particolarmente difficile. Se noi andiamo a vedere su internet, molte associazioni di consumatori suggeriscono di appellarsi ad una sentenza della Cassazione del 2017 sui rifiuti a Napoli, che dice che i contribuenti che a causa di un allarme di igiene ambientale subiscono un disservizio grave e perdurante nel tempo, anche se il malfunzionamento non è direttamente ascrivibile, quindi colpa dell'amministrazione, hanno diritto fino al 60% di sconto per l'annualità, è vero? È vero che esiste la norma, esiste peraltro una recente sentenza di Cassazione che conferma questo aspetto, è evidentemente un po' la dichiarazione del fallimento del sistema in questo tipo di approccio. Perché ma quindi chi si ritrova i rifiuti per strada può chiedere di risparmiare il 60% come dice la Corte di Cassazione? Credo che non sia così automatico. Però va chiesto. Va chiesto, va dimostrato che esistono le condizioni di emergenza sanitaria che in questo caso probabilmente potrebbero esistere. Però diciamo dal punto di vista del regolatore che evidentemente non ha ancora espletato la sua funzione su questo ambito, però è l'approccio non corretto, mettiamolo così, perché evidentemente quello a cui dobbiamo riuscire ad arrivare è un servizio che viene erogato con qualità e il meccanismo sanzionatorio sta all'interno del processo di gestione della qualità di questo servizio. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo che avete appunto sul sito questo comparatore che durerà ancora un anno l'offerta della maggior tutela, poi chi vedrà possiamo dire poi andremo realisticamente incontro a un percorso diciamo così di apertura del mercato libero come molti altri settori hanno conosciuto e sono sicuro che la capacità di offerta degli operatori del settore energetico non è seconda a quella degli altri settori. Grazie a Stefano Besseghini, Presidente dell'Autorità per l'Energia e le Reti, per essere stati con noi. Noi ci vediamo domattina puntuali alle 8, domenica mattina ad Omnibus, parleremo delle parole della politica, parleremo della richiesta che ha fatto Carola Rackete chiudere i social network di Salvini per incitamento all'odio, parleremo di come è stata fatta la campagna elettorale da molti partiti, insomma parleremo di politica, se avete voglia e tempo e possibilità di alzarvi. Noi ci siamo per tutte le notizie. Vi ricordo il sito www.tgla7.it, poi il TG delle 13.30 e quello delle 20. Buon sabato pomeriggio.